Come direbbero gli ultras, un giorno all'improvviso entra Gaia Badalamenti e non ha pietà per nessuno. Prestazione di squadra, ma grande Gaia. Grazie, sono emozionatissima, è stata, non ho più voce, è stata una partita lunga, difficile, con tanti momenti di difficoltà. Però come avevo rilasciato l'intervista prima della partita, oggi ha vinto la squadra, ha vinto il lavoro di Bruno e di tutto lo staff, abbiamo vinto noi più che tecnicamente ma col cuore e la testa, infatti sono contentissima e sono felice anche per la mia prestazione ovviamente. Sapevamo che non era facile contro Pinerolo, ma anche perché a noi manca una giocatrice. Ce l'abbiamo messa tutta, palla su palla, e alla fine i risultati si vedono. E soprattutto c'erano tutte con gli occhi della tigre, non solo Gaia Badalamenti, ma occhi della tigre per tutte. Per tutte, per forza, in partite così, una squadra che è anni che cerca di salire in A1, fa roster che arrivano sempre in finale o di playoff o vanno a giocarsi la Coppa Italia, o entri in campo così o ti mangiano, o mangi o ti mangiano, è questo. E questa volta abbiamo mangiato noi. Grazie. Ciao, grazie. Grazie a tutti i tifosi, veramente, come sempre. Jessica Jolie, ancora ci sono i segni sul Taraflex delle sue schiacciate. Innanzitutto complimenti per la prestazione personale e di squadra, ma oggi avete incontrato un gran Soverato. Sì, bisogna fare i complimenti a Soverato perché, come già sapevamo, è una squadra che non molla mai un centimetro di campo, che ha una grinta assurda, infatti complimenti assolutamente. Noi abbiamo fatto una buona prestazione, potevamo fare meglio ovviamente, su certe situazioni non abbiamo avuto l'aggressività forse giusta che invece Soverato ha dimostrato, e gli auguro di continuare così perché hanno fatto davvero una grandissima partita. Avete qualche rimpianto sul primo set dove forse siete partite un po' leggere? Diciamo che siamo partite un po' contratte, molto nervose, un po' troppo agitate, infatti lì sì, un grandissimo rimpianto, però serve anche questo, serve anche perdere in questo modo perché troviamo tutti gli spunti per continuare a lavorare e fare il massimo per le prossime partite. In telecronaca abbiamo detto Jessica Jolie, campionessa europea Under 19 del 2018, abbiamo detto bene? Sì, è stata anche lì una bellissima esperienza, ma ti dirò, io sono focalizzata su questa partita, su studiare al massimo quello che abbiamo fatto e cercare di migliorarci. Quello che è successo e cerchiamo di andare avanti. Grazie, buon rientro. Grazie mille.